È diventato virale un video in queste settimane a proposito di un bambino di 9 mesi di nome Reagan. Questo bambino di 9 mesi, per una malformazione dalla nascita, non vedeva, se non che grazie a degli occhiali super specializzati, questo bambino è tornato, anzi, ha iniziato a vedere. E il video che è diventato virale ritrae il bambino quando vede per la prima volta il papà che se lo tiene in braccio. Il video ha girato la mamma e strabuzza gli occhi di fronte al papà, sorride estasiato e poi s'accascia fiducioso sul petto del papà. Credo che quel giorno, quando Gesù vede quel cieco nato, sarà accaduto qualcosa di altrettanto emozionante. Gesù non replica tanto ai suoi discepoli che gli pongono una questione, e cioè se quel tale è cieco per colpa sua o per colpa dei genitori, ma agisce immediatamente e fa un gesto che ci fa anche un pochino ribrezzo. Vediamo se qualcuno di voi l'ha colto. Che fa Gesù? Sputa in faccia a quello lì? No, ah. Sputa sulla terra, fa un impasto, glielo spalma sugli occhi e gli dice: vai a lavarti nella piscina di, non Sinai, Siloe, che significa inviato. E che fa questo cieco nato? Va, si lava e torna che ci vedeva. C'è stato chi ha scritto che è la luce che inventa gli occhi. Attenzione, non so gli occhi che fanno la luce, è la luce che inventa gli occhi. E non a caso i primi cristiani hanno chiamato il battesimo, che per noi è un po' come la piscina di Siloe, illuminazione, per dire che chi ci dà la possibilità di vedere le cose veramente è solo Dio, perché noi spesso, anche quando la vista fisica funziona, ci abbiamo non tanto gli occhi, ma piuttosto i paraocchi. Li conoscete i paraocchi voi? Che so i paraocchi? Le ciglia, ma non proprio. I paraocchi sarebbero quelli che si mettevano una volta ai cavalli e così perdono la visuale. E voi, se ci fate caso, molte volte dobbiamo riconoscere che noi, più che gli occhi, abbiamo i paraocchi perché non vediamo le cose per quello che sono, ma per quello che appaiono. E la prima pagina che abbiamo ascoltato, dove si narra della scelta di Samuele, ce lo fa capire chiaramente. Samuele era un brav'uomo, però quando si tratta di scegliere il re di Israele, pensa di andarlo a trovare tra quelli più forzuti, più alti, e invece si ritrova di fronte un ragazzo imberbe, di bell'aspetto, ma piccolino, che si chiama Davide. E Dio gli dice: io ho scartato gli altri, perché io non guardo le apparenze, io guardo il cuore. La luce che viene da Dio ci fa vedere le cose per quello che sono e dà al nostro sguardo la visuale piena. Ecco perché è così importante la luce che viene da Dio, perché se no sembra che vediamo, ma siamo come quei farisei che quel giorno, lo avete sentito nel Vangelo, negavano perfino l'evidenza, e cioè che quello fosse veramente stato cieco e poi ci vedeva. Perché? Perché c'erano i paraocchi. E allora è importante che noi ci si apra alla luce che viene da Dio. E vorrei dire che anche la vostra esperienza di scout d'Europa, di cui oggi festeggiamo il decennale, è in fondo sicuramente un modo per esporsi alla luce, certo della natura, ma più profondamente alla luce che viene da Dio. Perché soltanto quando ci esponiamo a questa luce,
i nostri occhi funzionano. E vorrei dire che questa è una cosa talmente vera che i vostri stessi genitori vi potrebbero confermare che questo tipo di esperienza, che ci avrà pure le sue fatiche, le sue durezze, ma anche la sua bellezza, vi aiuta effettivamente a vedere meglio le cose e a non lasciarvi attrarre soltanto dalle apparenze. Ieri sono stato a Milano, c'era il Papa con tantissimi cresimandi e il Papa ha detto una cosa che vorrei ripetere a voi. Ha detto a quei ragazzi: attenzione al bullismo, cioè a quell'atteggiamento per cui quando ci si trova di fronte a un ragazzo che sembra un pochino più impacciato, un pochino più grosso, un pochino più strano, tutti contro di lui. E il Papa ha detto: non dovete fare il bullismo, ma soprattutto non dovete permettere che altri lo facciano. E questo penso che viene da lui, che la luce di Dio ce l'ha e consente a lui di vedere le cose come sono. Ma vorrei dire che anche per noi adulti la luce che viene da Dio è ciò che ci consente di vedere le cose per come sono e di non nasconderci dietro l'evidenza. Quando ad esempio anche nella nostra tranquilla città di Rieti si parla di agromafia o si parla di fenomeni che si chiamano lo strozzinaggio, noi possiamo vederle queste cose o con i paraocchi far finta di non vederle. E così siamo persone che guardano la realtà oppure in qualche modo danno spazio alle opere delle tenebre e così irridono la giustizia, la vita, la verità. È decisiva la luce che viene da Dio, perché è quella che ci restituisce lo sguardo sulla realtà. E allora vorrei concludere con una preghiera, perché questa giornata di luce, di sole, sia un po' il simbolo della nostra ricerca di Dio, che è l'unico che ci aiuta a ritrovare uno sguardo pulito, sgombro da paraocchi e da pregiudizi. E glielo diciamo proprio con semplicità a Gesù: Signore, tu sei la luce, l'ha detto lui stesso, io credo in te, illumina la mia cecità.